Amici della Vergine, buonasera. Ecco a voi il vostro oroscopo settimanale dal 28 marzo al 3 aprile 2022. Quindi andiamo a chiedere come sarà la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022 per voi del segno della Vergine. Chiedo 5 carte per sapere quale sarà la situazione. A voi, ai ai ai, in che situazione vi trovate? Allora, innanzitutto vi dico che abbiamo delle novità. Abbiamo un 9 di denari rovesciato che ci parla di una situazione economica un po' strettina. Oppure ci sono delle decisioni fondamentali da prendere nel vedere cosa dover fare per una determinata situazione. Questa settimana siete un po' insicuri, non sapete proprio veramente che strada prendere, che cosa fare per risolvere una determinata situazione. Siete pieni di dubbi, siete veramente pieni di dubbi. Le novità possono arrivarvi da parte di un uomo, come possono essere nelle eventualità inerenti proprio ai soldi. O voi o qualcuno a fianco a voi, comunque qualcuno di maturo, vi dà anche dei suggerimenti sul come fare. Avete comunque un appoggio, oppure siete voi che cercate di appoggiare qualcuno. Ma in questo caso invece io vi dico che avete comunque l'appoggio di un familiare, di qualcuno. Ok? E c'è un uomo. Allora, o dovete stare attenti, ok, a qualcuno che possa invadere non la vostra privacy, più che altro vi possa mettere il bastone fra le ruote, diciamo che è così, e quindi potreste magari avere una bastonata da qualcuno, oppure potrebbe essere che capita un qualcosa che non vi aspettate o venite a sapere la novità, ok, venite a sapere una verità inerente a un qualcuno e questa verità vi ferisce, perché il 10 di bastoni ci parla comunque sia di cose che si vengono a sapere, di novità, di qualcosa che non vi piace, ok, un tradimento, un truffatore, un qualcuno che vi truffa, un qualcuno che vi magari in una discussione, in una litigata, ok, ci può essere un qualcosa che viene fuori, una novità o una verità che viene fuori. Per qualcuno di voi potrebbe anche essere che la discussione che ci può essere in questa settimana potrebbe essere con qualcuno dove vi siete allontanati. Dove state cercando di fare andare le cose in un determinato modo, ok, ma purtroppo si ripresenta di nuovo il classico, ok, litigio, perché bisogna insomma mettere ancora dei puntini sulle i. O siete voi che proprio vi allontanate
ancora di più da questa persona perché avete deciso di abbandonare a fondo mazzo, cioè abbiamo 9 di bastoni, avete deciso di abbandonare, ok, le vecchie abitudini, cioè la situazione vi sta stretta e vi siete rotti le balle di andare avanti in questo modo qua o come siete andati avanti fino adesso e quindi preferite stare lì ad aspettare, cioè abbandonate proprio i vostri atteggiamenti, cercate di tagliare con tutto ciò che è negativo, con tutto ciò che fa parte del passato e quindi scegliete per voi un cambiamento. Infatti, scegliete l'amore, ci sono novità per voi a livello amoroso, sentimentale. O può essere pure la scelta magari di due persone e non sapete cosa fare, se far rientrare il vecchio o rimanere col nuovo. Quindi può essere anche questo. Allora, le novità abbiamo detto che ci sono. Bene, andiamo a fare dei chiarimenti molto veloci e andiamo a vedere questo 9 di denari rovesciato, cosa vuole dirci? Quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sul 9 di denari rovesciato. C'è stata una perdita in realtà. E voi ancora non sapete che cosa fare, potrebbe essere anche nell'ambito relazionale, cioè vi siete allontanati, ok, da qualcuno, non sapete ancora fare, quindi ancora non avete preso delle decisioni vere e proprie, perché come vi ho detto prima c'è un'insicurezza da parte vostra, non sapete di preciso cosa è giusto fare. Non avete ancora la decisione giusta e si è creato, voi sapete che questa persona comunque vi dava gioia, serenità, magari perché comunque siete legati, oppure pensavate che potevate andare oltre, però è semplicemente dovete mettere soltanto dei puntini sulle i, dovete cercare soltanto di capire cosa volete veramente dalla vostra vita? Dove volete arrivare e cosa volete raggiungere? Cioè, fin dove volete esporvi? L'otto di bastoni, come vi ho detto, parla di qualcuno che probabilmente vi sostiene, vi dà dei consigli, cerca di aiutarvi, di schiarirvi comunque meglio la situazione. A fondo mazzo, vi troviamo, cioè, questi siete voi, magari innamorati, dove siete comunque in armonia con chiunque, dove avete deciso che di far pace e quindi di dare una possibilità, ma con mille dubbi. Cioè, volete vivere questa cosa adesso magari con armonia. Oppure eventualmente il nuovo con armonia. Però andiamo a vedere di cosa ci parla il 10 di spade rovesciato e quindi vado a chiedere una carta per avere ulteriori informazioni. Secondo me è una decisione che dovete prendere, per come vedo le carte, su chi dei due scegliere. Su chi dei due dover mollare definitivamente. Non sapete cosa fare, ecco perché siete tanto insicuri. Allora, ecco qua, mettiamo qui. Innanzitutto, come abbiamo detto, quindi c'è quest'uomo, oppure è un'energia, la paura di essere ingannati. Perché? Perché già c'è stato, quindi state dando una possibilità, ma magari avete paura che determinate situazioni si ripresentano e che quindi la situazione non cambierà mai. E avete voglia di cambiare direzione, ma siete bloccati e state dando comunque una possibilità. Perché volete essere sicuri di dover prendere poi dopo una decisione.
Infatti il 5 di spade parla di blocchi, di ostacoli, di un qualcosa che comunque dovete cambiare voi, perché altrimenti la situazione non fa altro che peggiorare. Cioè, voi sapete perfettamente che magari non migliora. C'è una verità sotto che dovete ancora venire a sapere. E ci sono col 9 di bastoni, c'è proprio un cambiamento di abitudini. Quindi dovete voi darvi la possibilità di accettare le nuove occasioni che arrivano per tornare a rinascere. Chiedo una carta per avere più informazioni sul 10 di bastoni. Ricordatevi di ascoltare sempre il vostro intuito perché le risposte comunque sia le avete sempre dentro voi stessi e il vostro intuito sa perfettamente cosa è giusto per voi. C'è. Ci sono delle problematiche, ok? Ci sono delle problematiche, continueranno magari ad esserci anche questa settimana e sì, le cose possono andare perché cercate comunque di farli andare, di avere magari pazienza, quindi è altalenante la situazione, però io vedo che non è quello che volete. Abbiamo l'asso di coppe rovesciato, non è quello che volete. Ci sono ancora tante problematiche nella relazione, se stiamo parlando di relazione, da dover andare a riguardare delle discussioni, c'è proprio un abbattimento emotivo. Voi non volete questo dalla vostra vita. Ecco perché vi sentite comunque deboli, deboli, insicuri. Ecco perché ancora non riuscite a scegliere o a decidere sul da farsi, su cosa si deve. Voi volete l'uomo, voi volete la persona che vi ama. Volete la persona che sia comunque al vostro fianco, che vi ama e che vi desidera. Non è quello che volete dalla vostra vita. Andiamo a vedere invece l'ultima carta. Più informazioni sul 4 di bastoni. Una carta soltanto. Opla. Non è facile, amici della Vergine, in questo periodo. Ah, ecco qua. Allora, a fondo mazzo abbiamo l'otto di denari. Allora, ci hanno dato più chiarimenti. Voi desiderate un vero rapporto d'amore, un rapporto d'amore vero, reale, completo. State cercando di dare un'altra possibilità perché? Perché probabilmente vi sentite ancora legati a questa persona. Però le discussioni sono state tante, le situazioni che si sono presentate sono state tante. È arrivato un momento della vostra vita che sapete perfettamente che cosa volete. Ripeto, parlo di relazioni, ma mettetelo in qualsiasi ambito. Ci tengo che, insomma, andate a vedere questa cosa qua. Qui mi parla comunque di o separazione o collaborazione, il cercare di dover trovare, ok, o un accordo. Oppure decidere di fare una scelta. Ma il 4 di coppe rovesciato mi parla di una situazione che ancora non vi è chiara, dove c'è disarmonia, c'è tanta disarmonia. E quindi questa cosa vi butta giù e non sapete proprio come comportarvi, cosa comunque fare. Poi a fondo mazzo abbiamo l'otto, il fante, l'otto di denari rovesciato, che mi dice che vi state concentrando più sul lavoro. Più sul lavoro, ma non siete contenti, siete comunque sia insoddisfatti. Non è in realtà quello che volete.
Oppure c'è qualcuno che si mette in mezzo e che va a rompere comunque le balle, ok? Questo è quello che mi dice. Ragazzi, vedete un po' voi, anche per voi, visto che c'è un'indecisione, ok? Vado a chiedere ai nostri angeli e arcangeli una carta per avere più informazioni. Neanche più informazioni. Allora chiedo agli angeli e agli arcangeli per dare un consiglio al segno della Vergine nella settimana che va dal 28 marzo al 3 di aprile 2022, cosa devono fare, dove si devono dedicare, su cosa si devono proiettare. Quindi comunque andiamo a dare un consiglio, perché vi vedo anche a voi tanto indecisi. Possibili doni in denaro, tempo o lavoro, nuove opportunità di carriera, ricevere un prestito o risoluzione dei propri debiti. Allora, qui parla, ok, di soldi e va bene, per chi ha una situazione lavorativa dove non sa il da farsi, quindi gli angeli vi hanno dato comunque il consiglio. Per chi invece si parla di una relazione, dovete attendere e portare pazienza se volete chiaramente ottenere quello che volete ottenere, se volete raggiungere una vittoria. Cercate di prendervi comunque sia del tempo e cercate comunque anche di guardare le nuove opportunità. Perché no? Magari con le nuove opportunità potreste schiarirvi meglio le idee. Cioè, ragazzi, io comunque vedo stabilità, se portate pazienza, io comunque vedo stabilità. Certo, vedo un 8 di denari rovesciato, ok, che parla momentaneamente, vi state forse focalizzando su quello che è il materialismo, quindi sul lavoro e quant'altro, però il 5 di coppe ci parla comunque di nuove strade da percorrere, l'arrivo di novità. Ci parla comunque di belle cose, come anche l'asso di bastoni. L'asso di bastoni potrebbe essere comunque un momento, una rinascita per chi decide di ritornare insieme e portare pazienza, quindi c'è una rinascita, come c'è l'arrivo di qualcosa di nuovo, anche una nuova relazione potrebbe essere, che porta con il 6 di coppe, porta comunque a una stabilità. Quindi questo vedo, è soltanto che se siete legati comunque a un passato e volete far andare le cose assolutamente in un determinato modo, ma non c'è, ormai vi accorgete che non c'è più sentimento, non c'è più niente, è inutile persistere, è inutile assolutamente, perché probabilmente c'è un qualcosa che non quel qualcosa che non c'è più, non esiste più. Quindi cercate anche di mollare, perché forse non fa più per voi. Però se voi ci credete e volete dare una possibilità, ben venga. Portate pazienza, perché ci saranno comunque sia dei bei cambiamenti in positivo. O ripeto, con una nuova persona, oppure con la stessa persona, ma proiettando la relazione sotto un altro punto di vista. Quindi andando a mettere dei puntini sulle i e chiaramente proiettandola in un modo totalmente diverso. Io vi ringrazio, vi mando un bacio, ricordatevi di fare tutto quello che dovete fare, se avete bisogno di me sapete dove cercarmi, di iscrivervi al canale, di spuntare la campanellina per rimanere aggiornati e mettere un like per il video per sostenere il canale. Vi mando un bacio e a presto.